Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente al nuovo episodio di Mass Effect 2. Wow, Brex, tu hai qualcosa di diverso. Ti sei fatto fuori la barba. Sì, perché come ho detto nell'altro vlog, avrei partecipato a un evento cosplay ed ero vestito da Wesker di Afterlife. E a quel che mi ricordo, Wesker la barba un ce l'ha. Quindi, comunque, prima di cominciare con l'episodio di oggi, quando si parla di un evento cosplay, si parla anche un attimo degli acquisti. Faccio un attimo la cosa veloce, giusto per i curiosi che vogliono sapere cosa vado a rumare nelle fiere del fumetto. Allora, in primis, sono stato attirato da un fumetto, questo qua. Ora, la pronuncia in italiano non la so. Cioè, sì, la pronuncia in italiano, buonanotte. La pronuncia in inglese mi ci devo allenare, quindi ve la dico in italiano. È Atom. E sono stato attirato da questa copertina. I disegni mi sembrano molto carini, la trama mi sembrava carina, poi erano esposti i primi tre numeri ed erano in offerta, quindi li ho presi. Poi, il secondo acquisto, che in realtà è il quarto, perché 3 più 1 fa 4, comunque. L'altro acquisto, considerando che avevo fatto una recensione a caldo del film Ready Player One, non vorrei che quello che ho detto in quella recensione venisse tradotto con film di merda, perché io l'avevo detto, cioè l'ho detto già due o tre volte che il film mi era piaciuto. Erano i dettagli che mi avevano lasciato ma dai, serio, dai, può essere così. Però il film mi era piaciuto, però ero convinto che il film non poteva essere tutto là. Quindi sono andato a cercarmi il signore. Ora non vi lasciate fregare dalla copertina. La copertina è stata fatta dopo il film, ma il libro, questo qua che sto tenendo in mano, è il libro da cui è tratto il film. Quindi non è il libro del film, chiaro? È un bel malloppone, però nel senso, sono appena arrivato alla pagina, alla 31esima pagina, e già mi sta facendo fare dei viaggi allucinanti. È uscito il nuovo fumetto di Mass Effect che si chiama Mass Effect Discovery. Purtroppo il collezionista di Lucca non ce l'aveva disponibile, l'ha ordinato e me lo tiene da parte, tanto domenica c'è un altro evento qua a Empoli e quindi lo recupero domenica. Detto questo, iniziamo. Dunque, ci eravamo lasciati qua con Grant e Garrus, qui in questa parte della cittadella, in cui assistiamo subito a un siparietto abbastanza spiacevole, in cui c'è una ragazza Aquarian che viene accusata da un Volus di furto. Vediamo, andiamo a indagare. Lei sa come sono i Quarian. Prendono qualsiasi cosa non sia inchiodata sul ponte. Madonna, che signore, razzista. Devo chiederle di calmarsi. Lia Vael. Mi dispiace, sto cercando di prendere una deposizione. Non c'è niente di cui parlare. Ha rubato il mio creditometro. Arrestala! Non è vero. Solo perché sono un Aquarian. Deve calmarsi e fare un bel respiro. Ti stai facendo beffe di me, terrestre? Solo perché i Volus hanno bisogno di... Mi sono espresso male, signore. Le chiedo scusa. I Volus hanno questa tendenza a respirare col respiratore, perché anche se possono uscire dal loro pianeta, l'atmosfera delle altre pianeti, degli altri pianeti risulta molto pesante, quindi la loro respirazione è affaticata, quindi hanno bisogno di questo ausilio per respirare. Però questo qui, Dio Bono, è veramente uno che se la prende per tutto. Oltre a essere razzista, uno non gli si può di nulla che subito... Ah, ti stai facendo beffe di me! Dunque, approfondisci. Opinione dell'Aquarian. Dici di essere stata accusata ingiustamente? Stavo camminando verso il negozio di navi usate, quando lui mi è venuto addosso davanti alla Sirta Foundation. Non si è fermato né scusato. Un minuto più tardi, corre qui insieme all'SSC, accusandomi di aver rubato il suo dannato creditometro. Vi siete scontrati davanti alla Sirta Foundation? È possibile che il creditometro gli sia caduto di tasca? Può essere. Io so solo che non l'ho preso. Passi molto tempo nel negozio di navi usate? Sì, hanno molti bei modelli. Vorrei comprarne uno e portarlo alla flotta.
ma... Una nave sarebbe un ottimo dono di pellegrinaggio. Conosci il pellegrinaggio? Ho viaggiato con un Aquarian che stava compiendo il suo. Talu. Oh, non credevo che qualcuno potesse fare una cosa simile per noi. No, vedrò cosa... No, aspetta, approfondisci. Opinione del Volus. Afferma che ha rubato il suo creditometro? Deve averlo fatto. Quando ho lasciato il negozio della Sirta Foundation, mi è venuta addosso. Non l'hai lasciato. È sicuro di non aver lasciato il suo creditometro alla Sirta Foundation? Sicurissimo. Credi che farei uno sbaglio simile? Non ho neanche comprato niente lì. Il creditometro è rimasto sempre in tasca. Vedrò cosa posso fare. Vedrò se riesco a scoprire cos'è successo. Signore, questa faccenda riguarda l'SSC. Ma faremo tutto il... Tutto il possibile per risolverla. Non ci serve l'aiuto di un civile. Se trovi il creditometro, informa uno dei nostri ufficiali. Sbaglio o è una leggera critica alla polizia questa cosa? Oh, signore, sì, faremo tutto il possibile, e poi non fanno nulla, no? Vabbè, arrivederci. Tanto io so esattamente dov'è il creditometro. Fai attenzione a che io ti smuso, chiamo Pietro Smusi, vedrai. Allora, dicevo della Sirta Foundation, vi ricordo, troverete il cliccabile in alto, la Sirta Foundation è la corporazione che ha creato il Medigel. E il creditometro di quel tizio, come diceva Sirta Foundation, che sta qua, non c'è là, ma è qui alla Saronis Application. Infatti adesso dobbiamo parlare con Marab, che è un fan di Shepard. Allora, vediamo un attimo cos'è che vende. Danni, abilità tecnologiche, protezione dai danni. 90.000 crediti. Adesso ci facciamo Anzi, prima gli chiediamo... Benvenuto alla Saronis Application. Posso offrirle un... Ah, Shepard. Ti conosco? No, ma io conosco lei. Persino un Anar rimbambito si ricorderebbe un di... Un Anar rimbambito. Pensavo che fosse morto. Già, me lo dicono spesso. Prego, dia pure un'occhiata al negozio. È un piacere averla qui. Allora, prima gli chiediamo del creditometro e poi ci facciamo dare lo sconto. Di recente è passato di qui un Volus. Ha per caso lasciato un creditometro? Oh, sì. Ha comprato alcuni sistemi ambientali e poi se n'è andato senza il suo creditometro. L'ho notato soltanto dopo che se n'era già andato. Se lo vede, gli dica che lo conservo qui, dietro il bancone. Visto? Maledetto imbecille. Dovreste farmi lo sconto. Sai, al momento ho una missione molto importante. Non ne dubito, niente di meno per il salvatore della cittadella. Il problema sono quei dannati burocrati. Non vogliono darmi i dati astrografici aggiornati. Non si può salvare la galassia con delle mappe stellari del 2183, giusto? 2183? Perché non darle un regolo calcolatore e farle fare le misurazioni a mano, allora? Esatto. È per questo che mi occorre un fornitore affidabile che possa vendermi gli aggiornamenti all'ingrosso. All'ingrosso? Ma certo, Shepard. Qualsiasi cosa io possa fare per ostacolare i Geth, la farò. È anche molto più credibile, comunque. Allora, danni, abilità tecnologiche. Acquista... No, acquista... Sudicio. Anzi, protezione dei danni. Vediamo se ci arrivo a prendere tutte e due. Cosa abbiamo qui? Sì. Ok. Vai, a posto. E adesso ce la facciamo con la Sirta Foundation. Anzi, Sirta Foundation ci passiamo dopo. Adesso vediamo di risolvere un attimo l'indagine qua. E adesso... Sostieni di non aver preso il suo creditometro? No! Stavo solo camminando quando lui si è voltato verso di me e ha iniziato a strillare. Adesso vedrete una delle scene più belle, secondo me, di Shepard, che proprio... Vabbè. Ora vedrete. Circolare, per favore. Dai, zitto. Ho trovato il creditometro. Ha dimenticato il suo creditometro alla Saronis Application. Il commesso l'ha tenuto da parte. Oh. Beh, l'Aquarian avrebbe potuto rubarlo. Avrebbe. Chiuderò qui il rapporto, ma ti terrò d'occhio. Ma lei che c'entra, poverina? Cercati una residenza permanente o ti sbatterò al fresco per vagabondare. Ma stiamo scherzando. Che c'è? Ha accusato ingiustamente questa ragazza di averla derubata e tutto quello che ha da dire è che avrebbe potuto rubarlo? Ehi, aspetta un attimo! E tu? È stata perseguitata e insultata da questo tizio. E tu la minacci anche di arrestarla per vagabondaggio. Che ne dici se ti sbatto al fresco per aver ostacolato la giustizia?
Credi davvero di poter sbattere al fresco uno spettro? Credo che dobbiate sparire entrambi. Figlio di... Allora, ragazzi, scusate, si era staccato il microfono. Quindi adesso sto usando quell'altro. Lei ci ringrazia e ci dice: grazie, io vorrei poterti offrire più di qualcosa delle semplici parole. Io vorrei chiedere alla BioWare perché non ha incluso la possibilità di poterla reclutare. Perché a me piace questa ragazza, la vorrei nell'equipaggio. Non chiaramente a sostituire Tali, però metterla in mezzo ai motori. Quando Tali è in missione, ai motori ci pensa lei. Quando Tali è a bordo, si dividono il lavoro. E invece, no, BioWare mi ha infranto i miei sogni amorosi con questa Quarian. Che problema aveva quel tizio dell'SSC? Non avevi fatto niente di male? Non lo so. Da quando sono arrivata qui, sono tutti così. Ok, allora, parliamo adesso con la Sirta Foundation. Che questa, se non ricordo male, ha dei potenziamenti, niente male, infatti, vedi? Capienza del Medigel e membrana supporto vitale, però... No, membrana supporto vitale non costa neanche tanto. Capienza Medigel invece sì. Allora, esci. Buongiorno, cittadino. Benvenuto alla Sirta Foundation dell'agglomerato Zakera. Fammi lo sconto. Volete che vi sponsorizzi? Allora, ho già ottenuto lo sconto per 3 volte con il Renegade. Quindi stavolta... quindi stavolta lo facciamo col Paragon. Così per far contente anche chi vorrebbe sentire almeno per una volta Shepard dire: questo è il mio negozio preferito della cittadella. 1 milione di like però per questa scelta, perché io volevo andare sul rosso, eh. Non ho potuto non notare i vostri prezzi. Mi sembrano un po' alti. Con tutto il rispetto, alla Sirta non interessano i profitti. Parte delle vendite serve a finanziare le ricerche per la cura di malattie genetiche. Sai cosa renderebbe i vostri servizi ancora più popolari? La sponsorizzazione dell'uomo che ha sconfitto Saren. Oh, cielo! Lei è Shepard, vero? Se farà questo per noi, sarò ben lieta di concederle lo sconto ai dipendenti. Affare fatto. Le basterà parlare nel mio terminale. Sono Shepard e mi puzza il culo. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Lo elaborerò subito per farne una pubblicità. Grazie. Ok. Allora, su questo piano dovremmo aver finito. Dai, vieni con noi. Ti farò fare un giro nella città del peccato. Ah, questi qua due. Ho sentito dire che i laghetti del Presidium sono pieni di pesci. No, non è vero. Sei mai stato lassù? No, l'SSC non mi lascia andare. Dice che sono un rischio. Oh, pensano che tutti i Krogan siano pericolosi. Dannati Turian, dovremmo ucciderli tutti. Questi qui due personaggi neanche secondari, proprio terziari, ma sono simpaticissimi. Sono fissati con i pesci del Presidium. E prima di lasciare la cittadella voglio soddisfare i loro desideri, dai. Allora, devo andare all'agglomerato Zakera e trovare qualcuno che sappia qualcosa dei pesci. E sarebbe il bar dove mi sono praticamente ubriacato nell'episodio scorso. Se mi ricordo dove cavolo devo andare. Eccolo qui, curatore del Presidium. Posso fare qualcosa per te? Ho notato che sei uno dei curatori del Presidium. Sai se ci sono dei pesci nei laghetti? Mi fanno spesso questa domanda. Credo che sia seconda solo a... Dov'è il bagno? Questi sono dei laghetti artificiali alimentati dalla fonte del Presidium e indipendenti dalle cisterne d'acqua degli agglomerati. Che io sappia, l'unico luogo della stazione con dei pesci vivi è il negozio di articoli da regalo di Deleia Sanassi. Quando mi verso un bicchiere d'acqua, è lo stesso liquido in cui i turisti gettano la spazzatura? No, prima viene purificata. Se dovessero restarvi dei batteri salariano umani e un Turian o un Quarian la bevesse, questi potrebbe morire. Sarebbe tutto molto più semplice se avessimo lo stesso DNA. E invece no, l'universo ama la diversità. Grazie per il tuo tempo. Nessun problema. Se sali al Presidium, ammira i fiori di Mael di fronte al condotto. Stanno sbocciando rigogliosamente. Bene, a questo punto ci compriamo un paio di pesciolini al negozio dei pesci.
Cioè, questa cosa ve la devo far cioè, la devo fare perché se noi diamo il pesce al Krogan, lui farà un apprezzamento molto particolare su... Vabbè, poi lo vedrete. Solo a pensarci mi viene da ridere. Pesce scala di Dillium, pesce mola Tessia. Vabbè, prendiamo quello che costa uguale, costano uguale, quindi acquistato. Sì. Esci. Adesso possiamo parlare con Kargesh. Che cosa vuoi? Perché ti interessano tanto i pesci del Presidium? Perché è perverso. Perverso. Mangiare un pesce del Presidium sarebbe come farsi Shaira. Bah, le Asari sono così mollicce. Come faresti ad avere una presa decente? Cioè, capisco perché vogliono il pesce. Oddio. Vabbè, ho qui un pesce. Vi ho sentiti parlare dei pesci del Presidium. Cosa? Vorresti dire che ne hai alcuni? Certo, ne ho appena preso uno. L'ho qui con me. Ti pagherò bene. Perché? Credi che io non abbia fame? Sono salito fino al Presidium solo per questo. Perché dovrei darlo al primo Krogan che passa? Ti pagherò molto bene. Oh, d'accordo. È ovvio che ci tieni molto. Tieni. Non stavi risparmiando quei soldi per una pistola nuova? Che importa. Non me la lascerebbero usare come... Cucciolone. Grazie, umano. Molti Krogan devono avere sognato questo momento. Ma io sarò il primo. È solo un dannato pesce. Le pistole sono meglio dei pesci. Le pistole sono... Beh, questa citazione è bellissima. Le pistole sono meglio dei pesci. Me l'ha tatuato Dio Bono sul braccio. Ok, ragazzi, ci possiamo andare. Comandante Shepard, ah, ecco. Inserisci la tua password per ricevere un omaggio. Password? Sì. Problemi con i collettori? Prova il servizio di prestiti di Kasumi. Comandante Shepard, le migliori accompagnatrici ti aspettano. Cerchi forse una ragazza minuta, graziosa e giapponese? No, perché mi stai sul culo. Inserisci la tua password per vincere. Personaggio inutile. Per favore, pronuncia la tua password, comandante Shepard. Basta sciocchezze. Sai bene chi sono, Kasumi. Non sono qui per giocare. Oh, avevo sentito dire che eri un tipo diretto, Shep. Ma pensavo ti piacesse un po' di intrigo. Kasumi Goto, al tuo servizio. Ma a quanto pare lo sapevi già. Perché la password e tutta questa segretezza? Sei forse nei guai? Sono la miglior ladra sul mercato, non la più famosa. Devo fare attenzione affinché ciò non cambi. Inoltre dovevo assicurarmi che tutto questo fosse reale. E ora non ho più dubbi. Sei il vero comandante Shepard. Come sei arrivata a Cerberus? È una lunga storia. Per fartela breve mi stavano cercando, così li ho pedinati per scoprirne il motivo. Così è venuto fuori che stavano cercando qualcuno che si unisse a te per un'importante missione e che offrivano una generosa gratifica. Io avevo bisogno di aiuto per una cosa, così abbiamo stretto un accordo. Ed eccoci qui. Abbiamo un posto riservato per te sulla Normandy. Fai come se fossi a casa tua. Non vedo l'ora. Non ho mai fatto questo genere di cose. Grandi missioni, salvare la galassia. Sono davvero felice che tu mi dia una mano con il colpo. Sono impaziente di vedere come starai in abiti formali. Cosa? Ho come l'impressione che tu sappia qualcosa che io ignoro. Non te l'hanno detto. E poi dicono che io sono riservata. Sto cercando la Grey Box del mio vecchio socio. L'ha presa un uomo di nome Donovan Hawk e io intendo recuperarla. Intendo precisare che... Guarda, io... Kasumi, madonna. Potessi gli sparerei io in testa. Solo se ci sarà tempo. Vedremo cosa si può fare. Non garantisco nulla. D'accordo. Ma scommetto che muori dalla voglia di partecipare a un colpo con me. Veramente no.
Probabilmente dovremmo chiudere qui. Parlare con una pubblicità ti fa sembrare piuttosto sciocco. Ci vediamo sulla nave, Shepard. Kasumi, Dio Bono, la loyal di Kasumi è una cosa inutile, perché lei non fa altro che piangere. Cash è morto, Cash è morta, Cash è morta. La colpa è sua che Cash è morto, perché quando hanno fatto il colpo, lei ha mandato Cash, cioè, intanto entrambi sono senza armi, però lei si può diventare invisibile. Allora, invece che far entrare lui nel condotto privo di sorveglianza, c'è andata lei e ha mandato lui a distrarre le guardie armate fino ai denti, disarmato, e le guardie l'hanno ammazzato. Che c'è morto, la colpa è tua perché sei un imbecille. Kasumi di Stosumi. Vabbè, attiva trasporto rapido, andiamo sulla Normandia. A parte il fatto che Kasumi proprio è un personaggio inutile, non ci sono neanche delle linee di dialogo decenti, cioè è esattamente come Zaid, tu clicchi la roba che è nello scenario e lei te la commenta, ma alla fine, cioè, incontrarsi con Kasumi. Allora, prima di là, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale. Ci stavo andando, Taibona. Messaggio in arrivo dall'ammiraglio Steven Hackett. Oh, Steven Hackett, che vuole? Comandante Shepard, ho bisogno di parlarle in privato riguardo a una questione delicata. La prendo nel mio alloggio. Volevo praticamente settare un attimo gli obiettivi per i prossimi episodi, ma se c'è questa comunicazione urgente, allora mi sa tanto che dovremo rimandare. Comandante, grazie per la disponibilità. Vengo subito al punto. Abbiamo un agente sotto copertura nello spazio Batarian, la dottoressa Amanda Kenson. La dottoressa sostiene di avere la prova di un'imminente invasione dei razziatori. Perché rivolgersi a me? Stamane ho saputo che è stata arrestata dai Batarian. La tengono in una prigione segreta con l'accusa di terrorismo. Deve introdursi nella prigione e salvarla. E come favore personale, le chiedo di intervenire da solo. Se ne avrò il tempo, no vabbè. Approfondi. Accusa di terrorismo? Prima di proseguire, ragazzi, avete visto che comunque la DLC è partita. Praticamente cosa è successo? Se avete letto l'ultimo aggiornamento che ho messo sia su Facebook che su Instagram, non potevo autorizzare le DLC, quindi una volta comprate e installate dovevo autorizzarle. La rete di Cerberus, siccome questo è un gioco piuttosto vecchio, la rete di Cerberus non esiste più. Se tu hai la versione deluxe come me o la versione collector, tu hai diritto in automatico alla rete Cerberus e puoi scaricarti gli aggiornamenti, i DLC, che alcuni sono diventati addirittura gratuiti. Però il fatto è che non puoi scaricare la rete Cerberus direttamente dal pacchetto scaricabili del gioco all'interno del menu delle DLC, perché non è più disponibile anche la pagina offline, il server dedicato è offline, perché sarà brutto da dire, ma Mass Effect 2 è un gioco ormai superato, vecchio, e quindi facilmente craccabile, per così dire, quindi hanno bloccato tutto. E la risposta del centro assistenza di Origin questa volta è stata tempestiva. Mi hanno dato loro un seriale amministrativo, non lo so, vabbè, uno di quelli che comunque sia, una volta attivato non funziona più, per riaccedere nuovamente alla rete Cerberus e avere quindi accesso a tutte le DLC che ho acquistato. Purtroppo è l'unico sistema, leggendo anche vari forum online di gente inglese che, avendo anche comprato le DLC, non poteva accedere perché non poteva attivare la rete Cerberus. Infatti, quando io andavo a cercare di attivare la rete di Cerberus, mi diceva di inserire il seriale che sta all'interno della confezione. L'ho inserito e mi diceva codice già in uso. Quindi uno come faceva? E niente. Questo, infatti, anche tanta altra gente in ogni parte del mondo continua a dire la stessa cosa, cioè codice già in uso. Perché la gente l'aveva utilizzato per accedere, poi la cosa è stata chiusa e quindi quel codice lì era stato annullato. Quindi niente, con il codice che mi hanno dato loro, l'ho riattivato, le DLC, quindi almeno questa volta, Dio Bono, se Dio vuole, riusciamo a finire il gioco con tutti i contenuti aggiuntivi, a parte le skin pack, come dicevo. Comunque, tagliando corto, dunque, l'ammiraglio vuole che noi partecipiamo da soli a questa missione. Accusa di terrorismo. Cosa sta facendo la dottoressa Kenson laggiù? Lavora sotto copertura, Shepard. Parliamo solo se strettamente necessario. Pare stesse indagando su un manufatto dei razziatori rinvenuto nel sistema, e che addirittura l'avesse trovato.
Pensavo che l'Alleanza negasse la minaccia dei razziatori. Deve aver trovato una prova convincente. La Kenson ha rinvenuto un manufatto nello spazio Batarian. Crede sia un congegno dei razziatori, una prova che vogliano effettivamente invaderci. La conosco da molto tempo. Se dice di avere una prova, vale la pena controllare. I Batarian non vedranno di buon occhio l'irruzione dell'Alleanza in una delle loro prigioni segrete. Questa non è un'operazione dell'Alleanza. È solo una persona che cerca di salvare un'amica. Tutto qui. Se fosse una missione ufficiale, i Batarian si infurierebbero. Mantenga il massimo riservo, Shepard, e non dovrà preoccuparsi. Abbiamo già parlato dei Batarian nel videocodex, trovate il killcam in alto. Se ne avrò il tempo, perché ho altre priorità al momento. Sto svolgendo un'altra missione, ammiraglio. L'aggiungerò alla lista. La prigione è nascosta sotto l'avamposto Batarian di Aratoth. Le invio subito le coordinate. Non appena l'avrà salvata, verifichi la sua scoperta. Ne riparleremo al suo ritorno. Ricevuto. Hackett, chiudo. Ok, allora, stabiliamo un attimo gli obiettivi per gli episodi successivi. Avevamo detto che le... Oh, qui c'è lo scoiattolino. Sì, scoiattolino, insomma, il topo, il ratto spaziale. Dunque, quella missione che abbiamo ricevuto adesso, come ha detto Shepard, la aggiungiamo alla lista. La cosa che andremo a fare nel prossimo episodio sarà andare a reclutare Tali. Ok, come avevo già detto, perché io Tali la voglio nell'equipaggio. E dopodiché andremo... Se si conclude comunque abbastanza in fretta quella missione, inizieremo la parte dell'Hammerhead, che comunque quella lì è una DLC molto corta, e dopodiché andremo a fare questa qua di Hackett. Niente ragazzi, per il momento è tutto, vi sia piaciuto e niente, noi ci becchiamo al prossimo video in cui andremo a vedere cosa succede e andremo a raccattare quella bella figliola di Tali. Detto questo, non mi resta che salutarvi e ci becchiamo alla prossima.